Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Dominic 94. Allora, siamo qui per continuare la serie che abbiamo iniziato, ovvero quella di ricominciare il gioco e fare tutti gli scudi, tutte le missioni, tutto da solo. Come avete visto nello scorso video, nel primo video che ho caricato in questa serie, ho portato Tavolaccia 1, come impostarla e come affrontarla in solo. Ora siamo giunti a fare la difesa di Tavolaccia 2, quindi come procederò? Allora, innanzitutto, come vi ho detto, io per ora, secondo me, voglio fare solo con trappole e farò tutto in solo, dalla 1 alla 10, perché così è stessa cosa con Valargut e Montespago. Ho deciso di, quando vado su ricerca, e se andate a vedere, mi sono portato su solo la tecnologia, perché chiaramente cercherò di non far passare né Smash né altro, quindi comunque sia, se passano, cercherò comunque di buttarli giù da solo, e l'offensiva che avrò sarà più che sufficiente. Più alta la tecnologia, ragazzi, più forti sono le abilità e più forti sono anche, diciamo, i danni delle trappole. La descrizione stessa lo dice, la ricerca trappolata sta incrementando danni dell'abilità, danni delle trappole e velocità di cura. Di 130%, di 103% e aumenta del 36% quella di gruppo. Ok, questa è la descrizione. Ragazzi, come trappole, ora vi faccio vedere che c'ho. Solite gas craftate, un po' di pugnetti. Un po' di acquario di legno e qualche altra trappolina così da buttare. Tanto comunque sia, anche se sono altri progetti alti, vanno benissimo le trappole che trovate pure, diciamo, nelle partite. Non riciclate, ragazzi. Poi quando arriverete magari ai livelli Valarguta, Montespago, dovete riciclarle, perché comunque sia è utile se hanno comunque delle perk. Perché se trovate roba da Storm, c'è sta roba dei bauli, non c'hanno niente, sono trappole tanto per. Quelle potete riciclare, utilizzare i materiali e ricraftarle. Comunque sia, lanciamoci e vediamo un attimo assieme come costruire. Bella a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo. Allora, eravamo rimasti così con la nostra tavolaccia 1. Ora è giunto il momento di fare tavolaccia 2. Prima cosa andiamo a mettere un po' di trappole dove le avevo lasciate. Allora, dove almeno non c'era, le avevo finite perché non c'era abbastanza materiale. Una bella luce a muro, il progettore dinamo non le ho ancora, quindi le lasciamo stare. Andiamo a metterci un po' di pugnetti in giro. Camera fa mettere, ok, perché ho modificato. Qua gas già ci sono. Mettiamoci una gas pure qua. Rallentante. Un bel pugno, no, qua no. Vediamo che c'ho un bel dardino qua. Ok, questa è la prima impostazione. Qua ci mettiamo una luce a muro, quindi facciamo perdere un po' di tempo, ragazzi. Ok, apposta. Allora, qua è tutto murato, buildato. Qua. Una gas. Ok, allora andiamo in quello che è l'impostazione di tavolaccia 2. Aspettate un attimo, quando ci sono messo ingressi. Mannaggia. Anzi no, mi sono dimenticato di mettere le trappole qua. Mi pare che non erano finite. Ok, allora. Una bella luce a muro. Una bella luce a muro. Un bel pugno di qua. Un bel pugno di qua. Un bel pugno di qua. Ok. Dovremmo essere a posto. Gas li ho messe.
Ricordatevi di potenziare tutto, ragazzi, perché più potenziate più è facile che non vi stressino da quel punto. Qua mancavano un po' di trappole. Aspettiamo un po' di dolce amuro. Però vabbè, metto pure questo. Dinamo non ne ho più. Ok, dai, per ora è più che sufficiente. Un bel pugno qua. E via. Allora, mi faccio scegliere tra due posti, ragazzi, per lo scudo di tavolaccia 2. Allora, uno era di là e l'altro qua sopra. Ho scelto di mettere quello sopra la montagna. Vi dico la verità, non mi ricordo benissimo da dove attaccano, perché l'ho fatto tanto 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 tempo fa. Sono sicuro che allora là dietro c'è un altro amplificatore, attaccano da quella parte. Quindi non vorrei che attaccassero pure da sto lato, per di qua. Però sono sicurissimo che attaccano un punto verso ovest e un punto verso sud. Se non ricordo male, dovrebbero essere questi due gli spawn. Allora, ora vi faccio vedere. Loro attaccano. Aspettate. Da sta montagnola. Arrivano da qua. Quindi io pensavo di fargli fare un bel percorso. Facciamo proprio un sentiero come le principesse, ragazze. Qua mettete doppi muri come se aveste, sì, come per avere i dardi. Il progetto ce l'ho basso, quindi non andrò a metterlo. E iniziate. Allora iniziate con due di queste che le rallentate. Le mettete alternate, ragazze. E poi giù di... Mi sono dimenticato questo. E poi giù di danni. Quindi ritratele. Qua altre ritratele. Nel frattempo ho fatto un giretto che potenziate tutto, che male non fa. Tettucci dappertutto, raga. Tranne qua. Mi sono lasciato andare. Allora, se avete i dardi, potete fare anche degli spazi così. Oh. No, ho sbagliato, non è questa funzione. Ok, sto laggando, mi sa un po'. Allora, qua ci mettete due pugni. Qua sopra, castellare un po'. Qua sopra due gas, ragazze. Non me ne fa mettere. No, non avrei gas in mano. No, non me ne fa mettere. Allora, gas dappertutto. Ancora un giro per potenziare. E iniziate a mettervi alternate dei muri. Di qua. Dove potete farli saltare indietro, ci buttate pugni per farli saltare indietro.
qua, visto che c'è sto bel procuratore che ho beccato in una missione, non mi ricordo neanche quale. Ce lo mettete pure. Uno spawn dovrebbe essere coperto. Qua mi sono dimenticato una gas, ragazzi. Ok, dove non c'avete potete metterci trappole, quelle che avete, o lucciamuro, o nel caso che non c'avete le lucciamuro potete metterci dardi, oppure le dinamo. Uno spawn è fatto. Solo questo. Uno è fatto. Appena avrò altre trappole, c'è stato qualche muro vuoto, appena c'è altre trappole gliele metto. Per ora va benissimo così. Tanto i zombie dovrebbero essere non più del 20. Ora ragazzi andiamo a farci l'altro. Ok, allora arriveranno da qua, si troveranno il castellino e cercheranno di attaccare qua. Che lascerò aperto. L'altro dovrebbe essere da sta parte qua, ragazzi. Potenziate sempre qua come secondo scale in modo che non sfondino e vengano dritto, dritti. Questo è ancora meglio perché è uno spawn, diciamo, a tre ingressi. Sembra anche qua un grumo di pavimenti. Ok, giù di gas pure qua. Vi faccio vedere gli spawn più semplici che ci possono essere, ragazzi. Nulla di complicato. E allora, ricordatevi, a caselle alternate, una culla di legno. E il resto, retrattile. Là se avete un dardo a muro ci buttate un dardo. Qua un bel pugnetto. Un pugnetto. Un pugnetto. Un pugnetto. Qua un muro. Lol. Una potenziatina. E ci mettete lucciamuro sempre. Che dinamo non ne ho. Lasciamo così. Non fa posizionare giustamente. Ok ragazzi, dovremmo essere a posto. Ora rifletto un attimo se devono attaccare pure da questo lato qua, che ora non mi ricordo. Nel caso prepariamo anche questo. A tra poco. Eccoci qua con l'andata. Ecco qua il Kling. A quanto pare attacca pure lui. Attaccano pure loro. Partiamo. Prima andata è da qua, ragazzi, direttamente dall'amplificatore nuovo. Andiamo a controllare.
Allora, questo nuovo video che ho messo, ragazzi, l'altra volta l'avete visto con soluzione rapida. A sto giro ho messo base, Kyle base. Non è male, ragazzi, secondo me è uno dei migliori che si possono ottenere in maniera gratuita. Ok, qua non potevo entrare. La saeta non l'avevo vista perché non potevano entrare purtroppo. Ora aspettate che cercherò di entrare dentro. Qua potete fare anche una cosa del genere, ci mettete una gas, un'altra gas, un pugno da qua che li sbalza qua e un pugno da qua che li sbalza fuori, e poi c'è questo pugno che li sbalza fuori, diventa un circolo vizioso, diciamo. Ok, da quando è l'altro lato che avevo costruito. Qua potete fare anche una cosa di questo genere, modificate, qua ci mettete un pavimento, qua la miseria. E qua ci piazzate la base qua dietro. Comando, se non dovete salmare la cagliette materiali che sono per terra, ragazze. Onestamente per farci questa difesa bastavano anche semplicemente due trappole. Però comunque, come sapete, il servizio che vi preparo già dalla 1 per mettere le trappole dalla 1 per poter arrivare fino alla 10 senza dover ampliare niente. Quindi fate il sacrificio di spendere un po' più di trappole, però comunque sia siete coperti fino alla fine. Smash. Oh mio Dio, non smash! Balliamole! Pam 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 pam! Allora ragazzi, io adesso sto così perché non siamo maroni di niente, però ho cercato di tenere il vizio di stare lontano dagli spawn kill. A meno che se dovete farlo, cioè se dovete starci, stateci in maniera furtiva. In modo che ci sono bombaroli o qualcosa, che sono quelle solitane che è il propano, non andate a, diciamo, far saltare tutto quanto, perché fidate che sarebbe una perdita di tempo, una perdita di materiale e soprattutto una perdita della missione. Il pugnetto che stava sopra, vedete, non ce la fa a uscire.
Amico, balla un po' con me, dance with me. Ok, non male, sono 2 o 3 difese. Ok, è andata a 3. Attaccano solo sto amplificatore qua, ragazzi. Almeno a me è andata così. Può essere che le cose cambino, che magari voi vi attaccheranno tutte e due. In questo caso mi ha attaccato solo entrambe le volte mi ha attaccato quello nuovo. Cioè quello che va appena posizionato. Vabbè, guarda che ci siamo, tra una bella lotta muso. Non me l'ho dimenticato la gas qua. Qua potenziate, raga. Finito il ferro, lol. Salite su, se la volete fare uguale a me, salite su da qua. E vi mettete la vostra bella base. Vabbè, senza nemici. Vedete comunque la base di... che il base è bella spaziosa, eh. Cioè, prendete tutto il vostro spawn qui. È il base, non mega base. Sono strega, come l'ho fatto rivelarsi, non lo so, se me ne stavo dietro. Ok ragazzi, la prossima volta che avremo, perché sono degli spawn che sono più belli larghi su tavolaccia. Prossima volta che avremo, non avremo lo scudo blu attorno che ci rompe le scatole, come al solito, faremo, iniziamo a fare gli spawn quelli sopra la testa, siamo gli spawn che ho trovato anche sulle impostazioni di come portare balla giusta. Ok, come impostare tavolaccia 2, ragazzi, è finito.
Non appena andremo avanti con la storia, riusciremo a postare tavolaccia 3. Per ora lasciate un commento, ditemi se vi hanno attaccato da altre parti, ma non penso. Ditemi se avete intenzione di costruire la stessa maniera. Ragazzi, dal nuovo account, mi raccomando, lasciate anche un commento con scritto il nome che volete che io cambi, perché certamente ZZH, come cacchio si chiama? ZZH Hightech27 non è tanto originale. Quindi se volete che cambi nome e che lo scegliate voi, lasciando un commento con scritto ID e due punti e il nome che volete che io applichi. Detto questo, ragazzi, vi auguro un buon weekend e un buon inizio settimana. Un bacione, il vostro Dominic94.